noi dobbiamo fare presto, perché la situazione degenera velocemente in questo paese. Dobbiamo fare bene, perché le cose che qui sento, le cose che diciamo ognuno di noi dove si trova, sono cose giuste, sono le cose che serve alla gran parte del popolo italiano e anche a gran parte del popolo europeo. Io penso che noi, se facciamo bene, facciamo presto e facciamo le cose come le stiamo dicendo, non possiamo che raggiungere quegli obiettivi di rappresentanza del mondo del lavoro, dei disoccupati, dei pensionati, di chi è di basso reddito, che qui sento citare, che oggi sono totalmente senza rappresentanza politica e direi anche senza una necessaria rappresentanza sociale. Io lavoro in una grande fabbrica e vedo cosa sta accadendo, perché c'è i tutelati che perdono tutele, perché all'interno di quella grande fabbrica, anche quando sei la parte dipendente diretto, c'è i precari e i precari abbassano la testa perché hanno bisogno di avere quella speranza di poter avere il lavoro stabile. Hai lavoratori delle cooperative che lavorano alla metà di quanto guadagna l'altro lavoratore che è il lavoratore stabile. E poi c'hai altri soggetti ancora che entrano in quelle grandi aziende e che stanno nella società, nei gangli della società, che vivono a condizione sotto la dignità, con 5-6 euro di retribuzione ora lorda, quando va bene, ed è una retribuzione che sul netto non ti permette di vivere. Questa è una condizione diffusa e che, su quale questo Parlamento, questa politica e anche i sindacati, di cui io faccio parte, opponendomi alla linea, dentro in questo caso la CGIL, opponendomi alla linea che sostiene, mi oppongo a quella linea e rimango lì perché voglio parlare anche con i lavoratori e anche con i dirigenti. E mi trovo molto spesso più in sintonia con i sindacati di base, con l'USB, con tanti altri compagni, la DL e quant'altro c'è in questo paese, perché trovo lì dentro l'origine, le radici del come dovrebbe essere il sindacalismo nel nostro paese, e questo noi dobbiamo provare a ricostruire dentro nel sindacato. Ma la società non è solo il sindacato, la società sta mutando, molti lavoratori non si avvicinano neanche più, anzi ci sono giovani che quando sentono la parola sindacato pensano che sia un soggetto loro nemico, e in qualche occasione hanno persino ragione, perché quando provano a ribellarsi gli dicono che è meglio stare zitti, meglio stare buoni, perché non ci sono le condizioni per una società diversa da quella che viene costantemente rappresentata. E fai fatica in questi contesti, nei luoghi di lavoro, a spiegare che l'alternativa è una speranza. Se ti metti insieme, se ti unisci, se fai un'unione, puoi provare a cambiare le sorti dei lavoratori e insieme ai lavoratori del paese. Di questo proviamo a parlare, e provo a parlare quando intervengo nelle sedi dove lo permettono, perché neanche sempre è permesso parlare liberamente, perché quando fanno tante convention, parlo dei sindacati, le assemblee e quant'altro, gli interventi sono programmati prima, possono parlare solo quelli che condividono la posizione del segretario generale, che è una posizione a sua volta che non deve contraddire la linea, e quindi tutto è tenuto, come si dice, basso. E qui fanno bene a porre la questione che bisogna avere strumenti collettivi di informazione, che non è controinformazione, perché la controinformazione sulla nostra realtà è quella che ci danno tutti i giorni, che è contraria alla realtà che concretamente stiamo vivendo. Questo penso che noi dovremmo provare a fare, provare a farlo insieme, provare a farlo bene, ma soprattutto provarlo a fare adesso e velocemente, certamente organizzandoci, ma anche avendo la forza di contrapporsi e cominciare a mobilitarsi. Dico solo questo per rendere l'esempio del problema enorme che c'è. Noi abbiamo una Costituzione che ci offre lo strumento per difendere i lavoratori, che è lo sindacato. E l'organizzazione sindacato è lo strumento per contrapporci alle volontà
e loro lo sapevano bene di chi ha il potere, chi è lo sciopero. Bene, questa parola è una parte importante di ciò che oggi si autodefinisce sindacato, è scomparsa, non si trova né nei documenti scritti e non si trova neanche nella pratica concreta. E io penso che se non metti in campo la lotta, la resistenza e lo sciopero come strumento diffuso, non uno sciopero generale ogni 3 anni di 3 ore, un'iniziativa che abbia come strumento lo sciopero e la mobilitazione dei lavoratori, che produce dentro la società il giusto conflitto, se non fai questo i rapporti di forza saranno i rapporti che conosciamo. In Parlamento rappresentano le imprese, l'industria che ormai è chiede tutto per sé e solo per sé e lascia indietro tutti gli altri. Noi abbiamo bisogno di fare presto, fare bene, fare insieme, e questa è l'occasione che non possiamo lasciar perdere. Per la parte mia metterò tutto l'impegno necessario, ma chiedo non a quelli qui dentro, a quelli che qui oggi di non ci sono, di avvicinarsi, perché la svolta di in questo paese è necessaria. E ringrazio dell'esempio che hanno dato in Francia con le ultime elezioni, dove hanno dato una speranza non solo ai francesi ma a tutta l'Europa.